ad aspettare. Ciao popolo, rieccomi qua. Sempre più rimbambito. Oggi sbarbata muscia, muscia proprio. C'ho più l'età. Ha detto, sono riandato al lavoro adesso un paio di giorni di fila. Vabbè, e te la menti, no, no, per carità. Però il brutto è riprendere il ritmo, assicuro che la sveglia alle 3:30 la notte non è una gran cosa. Quando sale il meccanismo, soffri pure di meno. Ok, però c'era una cosa che dovevamo fare. Stamattina video sulla filatura col filarmonica ripreso sulla Nagayama. Io l'ho sempre detto, fare i video per vedere una pietra che è un rasoio che strofina sopra una pietra, tutti i casi sono buoni, poi siamo freschi a cantarcela. Ah, perché fatto la lama, la filatura, papà. Ma se poi tu passi in faccia, il risultato di tutta la filatura lo sei tu e tu. Visto che io segreti non ce l'ho, a proposito, proprio andiamo veloci perché oggi pure le cazzate non escono. Fa un caldo della Madonna, quindi classico palmolive al mentolo, niente di che, pennello al solito sintetico, yagi. Adesso bisogna fare la prova, adesso bisogna vedere. Se dopo quella mezz'ora di chiacchiere, dopo quella mezz'ora di strofinate, dopo quella mezz'ora di test del capello, qualche cosa è successo. Ah, a barba, come al solito. Eccola qua. Ah, meno di un paio di giorni, ho perso pure il conto. Questo potrebbe essere pure il terzo. Vabbè, quello che è. Oh, una bella strofinatina. Ah, che bello, quasi quasi manco una faccia la barba, mi tengo la menta in faccia. Ragazzi, lo so che noi siamo fatti per lamentarci. E l'inverno, non vedi l'ora che arriva l'estate. E l'estate, te la metti che fa troppo caldo, non vedi l'ora che rinfresca. E lo so, ci accontentiamo mai. Lo so, siamo alla fine di luglio, per cui c'è sta tutta l'estate. Oh, intanto approfitto dell'insaponatura, che almeno questo è uno dei momenti che riesco a parlare senza rischiare la pelle. Ho già risposto per iscritto a un commento sull'ultimo video, però volevo un attimo fare chiarezza. Dice, ma è proprio necessario avere 3-4 pietre? No, non è necessario. Ma io con 3-4 pietre mi sentirei nudo. Nel senso, c'è un'attrezzatura minima, c'è una dotazione minima di pietre per poter fare un lavoro corretto. Quindi una pietra che funziona bene dall'affilatura di base, dall'impostazione fino alla media affilatura, e un'altra, almeno un'altra pietra che ti porta dall'affilatura alla finitura. Di solito, così come ho scritto, la pietra, per chi proprio non vuole spendere, il consiglio è sempre lo stesso, ci fate una sintetica 3000-8000, così imposti eventualmente e correggi qualche errore quando compri un rasoio nuovo usato. Con l'8000 ci fai le due belle affilature e poi la passi magari su una pietra da finitura. Io preferisco le naturali, non so se una sintetica in finitura possa dare la stessa dolcezza, lo stesso filo. Comunque, una seconda pietra per fare le finiture e lì la dotazione minima ha. E coramella, non ci scordiamo mai le coramelle, la dotazione minima non sono due pietre, non è una pietra, è un pietra numero X pietre e coramella. Ci scordiamo mai. Una sola pietra per quelli bravissimi che riescono a fare tutto con la belga gialla, ma non è mai un discorso iniziale. Chi approccia a mano libera può
Può prendere pure la migliore belga gialla del mondo pagata uno strafottio di soldi, ma poi alla fine non ce la fa a portarla dall'impostazione di base fino alla finitura finale. Per cui diciamo la belga gialla è già per l'utente avanzato. E quindi, essendo avanzato, col passare del tempo altri acquisti, altre pietre l'aveva prese. Fosse altro altre belghe gialle, perché di belghe gialle c'era un mondo, per cui non tutte hanno la stessa finezza, la stessa velocità, ci sono vene totalmente diverse una con le altre. Detto questo, la faccio io la domanda a quella persona che l'ha fatta a me. Ma è un po' come dire a un appassionato di fotografia: senti un po', ma per fare foto, ma servono tutti questi obiettivi? La risposta è sempre quella: non è che servono, ma se uno ha la passione, vuole sempre l'attrezzo giusto da usare al momento giusto. Per cui le pietre non è che mi servano, nel mio caso, la quarantina, ma conosco persone che ci possono, ma fisicamente, tappezzare case. Gente che ce n'ha centinaia di esemplari, chi ce n'ha 4, chi ce n'ha 15. Subentra anche il piacere del possesso, la curiosità di provare sempre una pietra nuova. Quindi non è necessario, ma se parliamo di passione, quando arriva la passione il cervello si spegne, insomma. Mo basta, perché è arrivata l'ora, eh? Il rasoio è lui, il filarmonica appena rifinito. E uno, e due, canterino, e tre. Cioè, perché stai a contare? Aspetta, mo te lo dico. Poco poco, basta di destrozzare, e la barba non c'è più, la figura di merda non l'ho fatta. Taglia, ragazzi, taglia, e taglia di brutto, come al solito. Io non riuscirò mai a far inquadrare una cosa a sto cazzo di telefono. Non la faccio più sta cosa, perché secondo me c'ho il telefono più capoccione del mondo. Allora, recuperiamo tempo, dai, ragazzi. Già stamattina, dopo il video, sono stato 3 ore a montare quell'altro, pezzetto, pezzetto. Quando stai con due cellulari, attacca qui, attacca lì, sono diventato scemo. Con questo non vado a perdere tempo. Per cui, è ora della ricreazione, io mi devo sbarbare sul tormento. Andate a fare, mo ve lo dico io che dovete andare a fare durante la ricreazione. Andate in frigo, prendete menta, sciroppo di menta e sciroppo d'orzata, menta orzata, acqua fredda. Ah, mo con sto caldo c'è sta tutta. Bevete e poi tornate, dai. Ecco qua, ti sei fatti a bibitina fresca? Eh? Come al solito non ci pensate mai, chi sta qua per voi? Mai! Aspettate che qui è l'angoletto. Se no mi scapocchio. Partono tutti i commenti, eccoli, oggi ne ho fatta un'altra. Intanto io non ho segreti, perché vedete questo e ce n'è un altro da queste parti che adesso non vedo. Sti giorni, andando al lavoro, comunque non potevo farmi la barba ogni 2 giorni, perché rischiavo la mattina poi di non essere in ordine. Per cui la sera, tornando a casa, senza perdere troppo tempo, sono andato di sciavette.
Oddio, c'avevo pure il die pronto, però ormai tanta l'abitudine, ci impiego molto molto di meno facendo i movimenti col mano libera, che poi sia mano libera o che sia sciavette, poco cambia. E nella fretta di farsi la barba subito per andare a cena, un paio di taglietti. Perché si è mossa la lametta, si è mossa la scusa, no? Ah, infatti, mi sa che un giorno di questi mi metto alla ricerca di qualche chalet buono, buono veramente. Perché anche, chiamiamolo così, mano libera con la lametta, quindi che non ha bisogno di tutta questa manutenzione, non ha bisogno di coramella, spesso risulta comodo. E così come mi ha fatto comodo questi giorni andando al lavoro, quando sono tornato a casa la sera avevo veramente i minuti contati, oltre che un sonno della Madonna, allora fa comodo. Ho pensato, dico, esco un sabato, una domenica, è che mi posso stare a portare pietre e coramelle, ho X rasoi, per cui credo che a breve la dotazione con uno o due chalet però di quelli fatti bene, penso che gira e gira me li regalo, perché poi abituati ai prezzi che vanno liberi, sinceramente ho visto uno di quelli che va per la maggiore, ho fatto una piccola ricerchina, un Parker SRX, una cosa del genere, insomma, alla fine stiamo a parlare di manco 30 euro. Infatti sarei orientato proprio su quello, se non altro, perché guarda, io mi avevo piantato di parlare proprio mentre sto parlando qua sotto. Sto dicendo, se non altro perché è tutto d'acciaio. Per cui andando di fretta, una pulitina sotto l'acqua, poi pure se l'asciugatura non viene fatta proprio bene bene bene, viene fatta un po' superficialmente, essendo inox. Pulischi strani non se ne curano. Allora, qui siamo praticamente arrivati alla fine. Non insisto più di tanto con i 50.000 ritocchini, anche perché sì, è peggio del fratello maggiore. Ma siamo sempre a parlare in fisarmonica. Ha tagliato bene, sono contento. Non vi nego che sta cosa di andare alla Garibaldina, di provarlo subito in diretta, un minimo in apprensione mi ci ha messo, perché dico, sai che figura di merda. Hai fatto, tu fai i video per far vedere alla gente che pietre usi. Come muovi il rasoio? Se usare prima una pietra e poi un'altra, poi te fai una filatura, te ce va la barba e gratta. Leva mano, telefona al signor YouTube, dico, senti, per favore, oscurami il canale, fammelo sparire. Quindi diciamo, no, apprensione no, adesso apprensione è un'esagerazione, che cavolo. Però insomma, il dubbio, sarà venuto tutto bene, ma alla fine ho fatto bene a ripassarlo sulla pietra, sulla nagriamba, sì, ho fatto bene. Ripeto, non è che prima andasse male, povera bestiolina di Dio, però era venuta la cosa. Io, ma se il fratello maggiore con quell'altra nagriamba ci ha guadagnato, mo, pura bestia. Perché quello sì e lui no?
Però è andata. Oggi voglio concludere l'orologio perché mi sento veramente sottotono. Se non si fa ora di cena, boccone a ninna e mi sparo, non dico tanto, ma almeno 8 ore di sonno non mi riprendo, mi sento particolarmente rincoglionito. Diciamo, dalla faccia non si vede perché alla solita c'è, lo so, quando uno è rincoglionito di natura. Grazie, grazie. Bastardi che siete. Avete sentito? C'è l'acqua? No, non la so sprecare. È l'ora da foga. Ah, eccola. Ma come ci è venuto in mente di fare foca? Gli occhi della foca. Il sapore c'è ancora. Ma tu sei a fare poi noni? Che c'è qua, dai. E comunque gli devo cazziare. Anzi, la cazziata parte da mia moglie. Ciao, ma sa tutti quelli del canale 2, c'è fosse uno che ti ha mandato la foto al mare mentre faceva il tuffo a foca. La risposta è quella, dice, d'imbecille al mondo ne basta uno, non è che boh tutti quanti, Dico, si vede che loro sono personcine serie. Mi è toccato pure difendere, Boh, meritate. Comunque, rasatura bellissima. Ah, finiamoci il mentolato, tanto c'ho attenzione, comunque quando rifaccio... Forse lo facciamo in diretta, no, in diretta ancora, in diretta non l'ho fatta mai. Lo facciamo insieme, faccio un'altra volta il video, vediamo se riesco a convincere qualcuno. Anzi, faccio la versione ancora più semplice, così nessuno ci ha scuse. Però prima di fare qualsiasi cosa, mi tocca finire quello che c'è. Ah, eccoci qua. Che poi che gusto, usa come dopo barba una cosa che ti sei fatto da sola, che aspetti sempre un momento, no? Ti metti dopo barba, esci di casa, magari stai in un negozio e che buon profumo, che cos'è? No, mi dispiace, questi li faccio io, diventi più alto di 20 centimetri, cammini sospeso nell'aria, altro che il nostro signore sul lago di Tiberiade, io cammino sospeso alla Conad. Allora, ragazzi, belli, conclusioni di un video a 18 minuti, per cui stavolta abbiamo fatto veramente i bravi. Allora, la filatura di stamattina, santa e benedetta. Adesso se mi vedete piagna, il bentolo che arriva. Santa e benedetta. Filarmonica si è comportato benissimo. Bello, liscio, tranquillo. La rasatura è quella da filarmonica, profonda, proprio contro pelo, non si sente assolutamente niente. Le facciotte al culo di bimbo, che poi meno male che è di bimbo, ma sempre il culo in faccia c'hai, perché è BBS, quello che vuol dire che c'hai la faccia come il culo. È andato bene, come al solito. Nessuna irritazione, 00 carbonella, stavolta non mi sono scapocchiato manco i brufoletti, così mi dispiace per qualcuno, non mi può sfotte. Ah. Eccoci qua, sciacquatina alle mani, asciugatina alle mani, 19 minuti e 29 secondi, come al solito tutto in tempo reale, ecco l'orologio, sono le 6.04 del pomeriggio, adesso... Vi saluto subito. Il tempo, dai, una scavocchiatina all'inizio, una scavocchiatina alla fine per farlo venire pari. Conto di metterlo in rete veloce. Come al solito, grazie della compagnia, è stato un piacere. Ah, mi godo una mezz'oretta di freschezza. E noi, come al solito, ci vediamo la prossima volta. Ciao popolo!